Ministro Franceschini, buonasera intanto. Buonasera a voi. Beh, insomma, noi abbiamo in questa trasmissione sempre detto che, insomma, quando parliamo di cultura parliamo di noi, di quello che siamo e di quello che potremmo essere. Immagino che chiudere teatri, cinema, così come il nostro studio questa sera, sia una decisione difficile per lei. La prima domanda che voglio fare è se è convinto della giustezza di questi provvedimenti e di spiegarci con chiarezza anche il criterio, come dicevo prima. Credo che la chiarezza aiuterebbe molti di noi ad accettare e a comprendere meglio la situazione in cui ci troviamo. Ma i criteri sono già noti, l'abbiamo capito da questi mesi, li abbiamo visti in Italia, fuori dall'Italia. Il problema è che per fermare il contagio bisogna limitare i contatti tra le persone, quindi luoghi dove molte persone si incontrano insieme, sia per arrivare in quel luogo o insieme dentro una sala, sono luoghi di possibile contagio. E quindi, nonostante tutte le misure di sicurezza positive che i teatri e i cinema hanno messo in atto con grande serietà e grande capacità, quando vai a chiudere quel tipo di luoghi, non devi guardare la gerarchia dell'importanza, devi guardare le caratteristiche del luogo. E non è un caso che io sono stato abbastanza aggredito, ci sta, da parte dei doveri del mestiere, per quella scelta. Mi hanno detto in Europa non l'ha fatto nessuno, adesso in Europa, a qualche giorno di distanza, i teatri e i cinema li hanno chiusi nel Regno Unito, in Francia, in Germania, in Austria, praticamente nella Repubblica Ceca, in tutti i paesi che hanno un andamento, e per tutti è stato doloroso perché togli, in particolare in Italia, togli la vita delle città, diventano più aride, più silenziose, però ci sono dei momenti in cui le scelte vanno fatte con delle gerarchie di importanza. In questo momento la più importanza è fermare il contagio. E io mi sono anche chiesto perché quando i teatri e i cinema sono stati chiusi in febbraio e marzo non c'è stata questa ondata di proteste, eppure le scelte erano identiche. Evidentemente perché in quel momento c'era una maggior consapevolezza della gravità che adesso non c'è, è Secondo me, questo che mi ministro, preoccupa, non lo dico al mondo della cultura in no, ma generale, certo, purtroppo i dati del contagio oggi sono molto importanti, però ci secondo me. mostrano, io ho sospeso una riunione di governo perché avevo l'impegno di venire con voi e ci tornerò, ma i dati sono molto impegnativi in un modo forse diverso da febbraio-marzo, perché allora guardavamo le terapie intensive. Adesso la crescita dei contagi e dei ricoveri giornalieri ci porta, se la curva non si interrompe, ad arrivare in fretta a un livello di saturazione degli ospedali e non possiamo accettare che uno arrivi in ospedale e non può essere curato perché non c'è posto. E Ecco, quindi bisogna fare tutto il possibile in tutti i modi, Ministro, bisogna fare di più in tutti provo i settori. a aggiungere un elemento, perché il punto è quello lì, è quello centrale che lei ha toccato, perché beh, a marzo c'è stata un'emergenza, per la prima volta abbiamo imparato che c'era, abbiamo appreso che c'era un virus, che c'era il Covid, siamo stati travolti. Poi però c'è stata un'estate di grande distensione, abbiamo sentito dire che il virus non c'era più, siamo tornati a una vita normale e quindi il disorientamento. Insomma, arriva, cioè arriva improvvisamente, dice: ma perché posso andare sul tram affollato e non posso andare al cinema dove ci sono quattro poltrone vuote? Perché posso andare al museo che invece non chiuse e non posso andare a teatro con la stessa. Allora, Chiuderanno. prego. Chiuderanno. Naturalmente il museo è una tipologia di presenza diversa, perché anche qui non si fa la gerarchia. Nel museo entri una alla volta con il distanziamento e dei numeri limitatissimi, ma adesso con i passi avanti che faremo chiuderanno anche i musei. Ecco, lei ha parlato della riunione di governo. Posso chiedere se ci può anticipare almeno qual è la direzione che domani scopriremo del DPCM? Cioè, lei ha sentito, immagino, qualcosa col professor Locatelli sino a qua. Cioè, se è il momento, come alcuni credono, fra cui alcuni governatori come la Puglia o la Campania, insomma, De Luca con grande vigore qualche tempo fa l'aveva detto per primo, insomma, è il momento di chiudere al più presto tutto quello che si può per contenere il disagio in qualche settimana o invece tentare ancora di diluire le misure. La sua opinione personale qual è intanto? Beh, davvero non posso, non sarebbe corretto nel momento in cui stiamo discutendo di queste misure anticiparle, già c'è un gioco sui mezzi di comunicazione che fa confondere persone, trasmette un senso di incertezza. Diciamo che la filosofia su cui stiamo ragionando è una filosofia che immagina alcune misure rafforzative sull'intero territorio nazionale, ma in particolare delle misure più forti nelle regioni che hanno un contagio superiore a RT5, a 1,5, che è il parametro studiato nei mesi scorsi, indicato in un documento approvato dalle regioni e approvato dal governo, che prevede che quando superi una certa soglia
in quelle regioni deve intervenire con delle misure più forti, quindi stiamo ragionando su questo meccanismo differenziato. Quindi 11 regioni. Mi pare che sia giusto intervenire con misure che non sempre sono uniformi sul territorio nazionale, ma che sono rapportate ai rischi del contagio e, ripeto, ai rischi di saturazione del sistema ospedaliero, che è l'urgenza più grande che abbiamo davanti. Ministro, credo che tutti gli operatori dello spettacolo che ci stanno guardando, che la stanno ascoltando, vorrebbero fare ovviamente la domanda di che cosa succede loro, anche perché queste ulteriori misure di restrizione rischiano di lasciare danni serissimi questa volta. Ecco, quali sono i provvedimenti che pensate, che potete e che magari, insomma, in che tempi anche pensate possano essere distribuiti per cercare di risolvere i problemi del quotidiano, di chi deve chiudere? Io ho incontrato periodicamente, avete ricordato UNITA nei giorni scorsi, ho incontrato i Bauli, quelli che hanno manifestato qua in Piazza Duomo, ho incontrato come doveroso tutti ascoltando le istanze, però non siamo all'inizio. Io ho già firmato provvedimenti per il solo settore dello spettacolo, perché cultura e turismo insieme sono 9 miliardi, per il solo settore del cinema e dello spettacolo dal vivo 1 miliardo e 200 milioni, che partono da una premessa: aiutate le imprese, i teatri, abbiamo erogato il fondo unico per lo spettacolo, anche se gli spettacoli non ci sono stati interamente, senza rispetto obbligatorio di quei parametri che valgono negli anni normali. Abbiamo esteso gli ammortizzatori sociali, questo settore non aveva cassa integrazione, quindi tutti i lavoratori dipendenti hanno preso la cassa integrazione e tutti quelli che non sono lavoratori dipendenti hanno preso un'indennità due volte 600 euro, due volte 1000 euro, nell'ultimo provvedimento, il decreto di qualche giorno fa, avendo chiuso di nuovo, abbiamo erogato altre 1000 euro, sono 70.000 persone, lavoratori intermittenti, lavoratori precari, stagionali, che non hanno mai avuto nessuna forma di protezione sociale e che adesso hanno già avuto e in parte avranno ancora queste risorse che dovranno continuare finché dura evidentemente la chiusura, che io spero sia il prima possibile. In più abbiamo fatto una serie di interventi, 1 miliardo e 200 milioni sono tanti, quindi abbiamo fatto una serie di interventi per tutti i settori, quelli che non prendevano soldi da fondo unico per lo spettacolo, per gli autori sopra un certo limite di reddito, per la danza, per la musica, per i live, per i concerti. Quindi sono tante risorse, non bastano, credo anch'io che non bastino perché il danno è enorme, ma non abbiamo lasciato nessuno solo nell'attraversamento di questo deserto. Ministro, la data del 24 novembre, scadenza del DPCM, no? Per i teatri, per i cinema, secondo lei è una data illusoria o è, oltre che auspicabile, anche possibile per la riapertura? Ma bisogna essere onesti, bisogna dire la verità, dipende dall'andamento epidemiologico e quindi questo DPCM vale fino al 24 novembre. Se i dati di questi giorni non fanno pensare che sia una curva breve. Chiaro. E naturalmente io ho preso l'impegno, l'ho detto, tra le prime attività che riapriranno, quando le condizioni di tutela della salute e della vita delle persone lo considerano, saranno i primi a riaprire, come è avvenuto l'altra volta. Abbiamo fatto il gesto nello scorso lockdown, i primi negozi che hanno aperto sono state le librerie, solo le librerie, oltre agli alimentari e le farmacie che sono sempre rimasti aperti, perché volevamo dare un segnale. Ma quando diventa possibile? Perché in cima a tutto c'è la salute delle persone. Senta, adesso le faccio una domanda difficile perché riguarda due regioni governate dal PD, no? Puglia e Campania hanno chiuso le scuole. Sta diventando una battaglia di trincea quella della scuola, in qualche modo, almeno così sembra di percepire, nel senso che siamo tutti evidentemente convinti della centralità della medesima, ma appunto poi c'è il tema del contagio, dello spostamento, dei mezzi di trasporto. Lei cosa posso chiedere qual è la sua opinione in merito? C'è una norma che consente alle regioni non più di fare misure che allentano le misure di sicurezza, ma consente ai presidenti di regione di adottare misure che restringono, cioè più restrittive. Quei due presidenti hanno fatto una scelta, immagino, sono sicuro, a tutela delle loro comunità. Poi si può discutere se è eccessiva, se bisogna partire da altri settori, ma questo fa parte di un dibattito. Anche in queste ore stiamo ragionando della scuola, perché nessuno di noi vorrebbe chiudere la scuola per ragioni educative, pedagogiche, di valori, ma anche per ragioni materiali, perché quando tu chiudi una scuola elementare, una media, c'è il problema alla famiglia, come fa se i due genitori lavorano, come fanno, che hanno l'obbligo di non possono nemmeno lasciare il ragazzo da solo perché sarebbe abbandono di minore. Abbiamo fatto per esempio una scelta già forte, almeno il 75% di didattica a distanza nelle superiori, perché i ragazzi possono stare più facilmente da soli a casa. In queste ore stiamo discutendo anche di questo tema, cercheremo di adottare le misure che tutelino al massimo la scuola, ma anche qui tenendo presente che c'è il contagio di mezzo. Nulla è semplice. Senta, Ministro, volevo ancora... Lo garantisco. Lo so. E non è invidiabile in questo momento. Questo Io ho fatto altre esperienze
di governo, in ordinarietà di situazioni, e lo credo per tutti quelli che nel mondo hanno responsabilità di governo nazionale e locale, non è un momento difficile e facile criticare. Facciamo degli sbagli, facciamo delle cose giuste, però garantisco che ci mettiamo il massimo di senso di responsabilità. Allora, proprio per questo, la chiarezza penso che possa aiutare sempre. A proposito di PD, poi così cambiamo, la lascio con un'altra cosa. No, ho detto prima delle due regioni governate dal PD. Nella maggioranza le tensioni di questi giorni, no? Il capogruppo al Senato Marcucci del PD ha detto a Conte che di valutare se i suoi ministri sono adeguati, sa che si parla di lei come Presidente del Consiglio prossimo. Voglio dire, è in vista un rimpasto? Lei ne sa qualcosa? Io guardi, mi vergogno solo a rispondere alla domanda. Perché io anche a farla, se può. Le famiglie sono preoccupate della situazione della salute, sono preoccupate della situazione economica, del disagio di migliaia di persone. Parliamo di rimpasto, di verifiche, sono per piacere. Lasciamo stare. Senta, un'ultima cosa, quando lei ha invitato in questi giorni, parliamo di noi, della RAI, la RAI ad andare in soccorso appunto ai teatri, per esempio, che cosa intendeva dire? Una piattaforma? A costruire una piattaforma? Sono due cose diverse. Io ho scritto una lettera a tutte le TV nazionali, ma hanno risposto a tutte e quattro, RAI, Sky, La 7 e Mediaset, impegnandosi, adesso lo verificheremo, a trasmettere molta cultura italiana, a comprarla, perché qui parliamo di sostenere, quindi a comprare prosa, musica, lirica, spettacolo dal vivo italiano per trasmettere in televisione, ampliare. Tutti si sono impegnati a farlo già subito nelle prossime giornate e si verifica facilmente se avviene o meno, perché ci sono le registrazioni. L'altro tema è un altro discorso, è la creazione di una piattaforma. Mi scoccia per pubblicità, ma lo dico per farmi capire. Abbiamo detto Netflix della cultura italiana, cioè un luogo, una piattaforma che è già stata avviata con 10 milioni di euro, gestita da Cassa Depositi e Prestiti, che è pubblica, una società pubblica, in cui offrire a pagamento la cultura italiana, prosa, danza, musica, lirica, cinema, tutta la cultura italiana. In una fase emergenziale può integrare le risorse e offrire un accesso quando hai le sale chiuse, i teatri chiusi, puoi vedere uno spettacolo online in streaming. Ma potrebbe continuare positivamente anche dopo, perché non si tratta di sostituire, io lo dico che c'è stata anche su questo polemica, nessuno pensa di sostituire il teatro dal vivo, si chiama spettacolo dal vivo per una ragione, certo, ben precisa, essere però puoi integrarlo in questo momento. Certo. E cosa c'è di male se anche a regime, fra un anno, fra un mese, quando sarà finita l'emergenza, certo, tu puoi vedere uno spettacolo a teatro, vai a vederti la prima della Scala, ma te la puoi anche vedere stando a casa a Melbourne o a Catania. Vabbè, ma la RAI è attrezzatissima, sono sicuro che raccoglierà con entusiasmo il suo appello. La ringrazio moltissimo, buon lavoro. Grazie Ministro, grazie per essere stato con noi, grazie davvero.